Ed eccoci nuovamente su One Crate Arcade. Questa volta, come promesso, giochiamo a Ghost Pilots, che è l'erede del bellissimo Flying Shark della Toaplan. Allora, questo gioco è veramente fantastico, veramente molto bello. Riprende lo stile di 1942 e 1943 della Capcom, ma anche di Flying Shark della Toaplan, che era un gioco del 1987. Adesso invece questo è del 91, lo vediamo, della SNK, e riprende in pieno lo stile, proprio sembra un sequel ufficiale, invece non c'entra niente, però è molto molto bello, ragazzi. Dobbiamo scegliere il tipo di bomba, bomba normale o a grappolo. Prendiamo quella normale per ora. Quella a grappolo è proprio quella che c'era in Flying Shark praticamente, ragazzi. Andiamo, voliamo. Allora c'è anche effetti di scaling, come vediamo qui. Infatti c'è lo zoom dell'aereo, l'abbiamo visto. Il Neo Geo aveva questi effetti di zoom e qua è stato sfruttato. Vediamo, gioco fluidissimo, divertentissimo, anche più giocabile di Flying Shark, ma ugualmente impegnativo. Gioco difficile, ma dà molte soddisfazioni. Prendiamo la S. Ricordate, anche in Flying Shark c'era la S che... No, mannaggia, abbiamo mancato un power-up, purtroppo. Ci sono sfuggite alcuni nemici rossi ci sono sfuggiti, e quelli sono quelli che portano i potenziamenti. Andiamo, andiamo. Attenzione, mi sto concentrando, ragazzi. Se non parlo molto è perché cerco di concentrarmi per non fare una partita di... Ecco, appunto, l'ho detto, partita. Appena l'ho detto mi hanno ammazzato, adesso. Oh, attenzione, power up, ci servono. Questo ci dà una bomba bonus. Bomba bonus. Attenzione, spara, spara, sparicchia. Bomba perfetta. Non è meglio che prendiamo quella a grappolo, che magari ci aveva una gittata, un raggio più ampio. Speriamo al missilotto, perfetto, prendiamo la stellina. Ci abbiamo due stelline, finora. Bomba. Dammi sta bomba. Mamma mia, che botta. Dai, dai. Eccolo che esce. No, no, no. Bomba. Che ho vinto la vita? Sai che ho vinto una vita, raga. No, l'ho vinta il Mario tolta subito, hai visto? Vedete, questo è più moderno di Flying Shark, perché anche se non è un corto in shooter, è sempre uno sparatutto di tipo classico, giustamente, però quando muori subito riparti, continui subito, non è come il vecchio Flying Shark dove c'era una pausa e ricominciavi da un po' più indietro. L'hanno snellito, l'hanno reso più veloce, più dinamico. Infatti questo è un gioco che a me piace moltissimo, questo Ghost Pilots, perché è proprio il Flying Shark moderno. Oh, abbiamo ammazzato. Oh, c'è il boss, attenzione, ci hanno messo pure dei boss piuttosto incacchiati. Allora, questo spara il fuoco. No, no, abbiamo sprecato una bomba. Becca questa bomba in faccia. Ribomba. No, finite le bombe. Mo' so cavoli miei, mo' so cavoli acidi. Mo so cacchi amari. No, prima bomba, ragazzi. Cerchiamo di sparare a queste torrettine. Oh, abbiamo distrutto il lanciafiamme. No! Mannaggia, inizia a muoversi dopo aver visto già. Va bene, questo era Ghost Pilots. Anche qui gameplay breve perché il gioco è difficilissimo. Vediamo, ragazzi. Se volete lo continuo come volete voi. Mandatemi una richiesta, una donazione, quello che volete voi. Questo era il bellissimo Ghost Pilots della SNK anno 1991. E noi ci vediamo al prossimo episodio di Retro di One Crate Arcade. Ciao, ragazzi!